Ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV. Do subitissimo il benvenuto a Mario Seminerio, CEO di Fastidio.net, founder di Fastidio.net. Buon pomeriggio, ben ritrovato sulle Fonti. Grazie, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Dunque, una giornata ricchissima di dati macro, non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti. Naturalmente abbiamo visto proprio poco fa l'inflazione, indice dei prezzi su base trimestrale, del PIL ovviamente su base trimestrale al 5,9% rispetto alle attese del 5,7%, e poi abbiamo visto un bel po' di altri dati macro. Tra poco andremo a vedere nel dettaglio tutto ciò che è uscito proprio da parte degli Stati Uniti. Le volevo chiedere un commento così al caldo dai dati a cui stiamo assistendo. Ma appunto mi sembra che in questo momento il market mover, almeno nell'immediato, sia questo indice dei prezzi del PIL, che tuttavia non è quello dei prezzi al consumo, ma il deflattore, che però avendo battuto le stime di consenso in peggio è una sorpresa negativa. Di conseguenza i mercati, che sono da tempo molto sensibili alle sorprese negative sui prezzi, su qualunque cosa che esprima prezzi, stanno reagendo, diciamo, in questa maniera. Mi pare che tutto il resto sia abbastanza in linea con le attese. Comunque il consumatore americano resiste e persiste, quindi è interessante notare che questo aumento dei prezzi piuttosto generalizzato non sta deprimendo il consumatore americano. Qua ci sono, come del resto non sta deprimendo nemmeno il consumatore europeo, qui ci sono delle interpretazioni le più variegate. Ce n'è una che mi interessa, mi incuriosisce, e cioè i consumatori dei due lati dell'Atlantico avrebbero durante la pandemia accumulato un tale livello di liquidità da sussidi da potersi permettere, tra virgolette, di spendere anche prezzi più elevati e quindi di sentire meno il dolore sulle proprie tasche di questo aumento dei prezzi. Ora, io non so se questa è una inferenza, una aneddotica, una teoria che deve essere sviluppata, però si adatta abbastanza bene a quello che stiamo vedendo, cioè pressioni sui prezzi non lievi, eppure l'andamento del consumatore, l'andamento del retail mantiene una certa resilienza e quindi non si è ancora verificato quel fenomeno di distruzione della domanda che si teme in conseguenza dell'aumento dei prezzi, però staremo a vedere nelle prossime settimane. Infatti lei stava citando ovviamente anche la PCE, che è appunto diciamo l'indicatore che sta considerando la Federal Reserve, forse quello più importante. Qua stiamo vedendo comunque numeri in linea con le attese. Poi ci tengo a precisare che comunque le attese sono già alte. In effetti si tratta comunque su base ecco trimestrale al 4,3% e quarter on quarter, di nuovo questa è la seconda stima del terzo trimestre, al 5,3%, perfettamente ovviamente in linea con le attese, che ripeto sono già ecco abbastanza elevate. Bisogna dire anche che in lieve diminuzione rispetto al dato precedente. Dunque, che cosa ci può dire riguardo ecco il discorso dell'inflazione, soprattutto negli Stati Uniti, un po' più strutturale e meno transitoria? Ma mi pare che il consenso degli economisti, ma anche degli stessi banchieri centrali, sia negli Stati Uniti, ma anche in Unione Europea, sia proprio questo, cioè continuiamo anche a considerarla transitoria, però cominciamo ad abituarci all'idea che persisterà un po' più a lungo e resterà probabilmente su questo plateau più elevato. Quindi già c'è un tentativo di modificare le aspettative, ma sempre in modo rassicurante, cioè in modo da dire: sì, dura un po' di più, adesso va a plateau, magari quando rientrerà resterà più alta che rispetto a prima della pandemia, però resta questo discorso molto rassicurante, che serve a indurre i mercati a non sbarazzarsi, ad esempio, dei titoli obbligazionari, che comunque con questi livelli di rendimento e questa pressione sui prezzi subiscono una erosione del loro valore reale. Quindi alla fine le banche centrali stanno riuscendo nel loro obiettivo di evitare, appunto, che si sviluppino delle forme di nervosismo e di volatilità,
che potrebbero essere dannose non solo e non tanto all'obbligazionario, ma ovviamente anche all'azionario, che si regge su quotazioni stellari sia in virtù di elevata comunque profittabilità delle aziende, ma anche in virtù di rendimenti obbligazionari che restano storicamente molto bassi. E dunque invece abbiamo visto proprio 2 giorni fa la riconferma, se vogliamo dirla così, di Jerome Powell come chair ovviamente della Federal Reserve, Lael Brainard, la competitor principale, come vicepresidente della Fed, e sicuramente una decisione che non ha sorpreso i mercati, già si scommetteva negli Stati Uniti e effettivamente Powell aveva una certa distanza nei confronti di Lael Brainard, anche se Biden ha confermato nel corso della conferenza stampa che è stata una decisione difficile e importante. Perché? Perché la parte estrema del Partito Democratico naturalmente voleva un candidato diverso da Powell. Elizabeth Warren lo ha chiamato un uomo pericoloso, più volte ha detto francamente su tutte le TV americane che non sosterrà mai Powell, e dunque un'altra volta come dire, Biden diciamo ha considerato un po' meno la parte estrema, la parte radicale del Partito Dem. Innanzitutto le chiedo lei che cosa ne pensa di questa riconferma, cambia qualcosa in termini di politica monetaria, la preoccupazione dei Dem radicali sinistra e la regolamentazione a Wall Street, dicono Trump ha lasciato le regole un po' come dire meno restringenti, in particolar modo per le aziende top di Wall Street e le banche. Sotto questo punto di vista c'è qualche pecca? Allora, io credo che Biden abbia in realtà realizzato una sorta di bilanciamento tenendo comunque presenti le esigenze dell'ala progressista dei democratici, perché aver elevato Brainard al ruolo di vice e soprattutto avere trasmesso il messaggio che abbiamo di fatto un ticket alla Fed, questo forse è un messaggio che non è pienamente passato. Teniamo presente che bisognerà ancora scegliere il governor che avrà la pertinenza sulla regolazione bancaria, e tuttavia il ruolo di Brainard come vice di Powell e il fatto che Biden si trova a fare quello che ha fatto Trump con la Corte Suprema, cioè avrà numerose nomine da fare nella Fed, potrà attraverso quelle soddisfare le esigenze dell'ala progressista, potrà fare un impasto diciamo più omogeneo e soprattutto dare, ribadire il messaggio che questo Powell Brainard è un ticket e come tale dovrebbe essere visto. La accoglienza dei mercati alla conferma di Powell, abbiamo visto una sorta di sell-off, no, nelle ore immediatamente successive alla conferma, si dice beh, ma forse è buy on rumor, sell on news, quindi sulla conferma il mercato vende. Può darsi, alcuni dicono che il mercato è andato in sell off subito dopo la riconferma di Powell perché Powell sarebbe potenzialmente più hawkish di Brainard, a me paiono tutte speculazioni. Alcuni dicono che però da qui in avanti Powell ha un problema di credibilità, perché se diciamo da qui a 9-12 mesi dovessimo avere ancora a livello dei prezzi a questi livelli e Powell si troverebbe necessariamente costretto ad agire. Quindi noi vedremo nei prossimi mesi quello che accadrà, tenendo presente che tra un anno, esattamente un anno, ci saranno le elezioni di midterm. Con un'inflazione così, l'opinione pubblica americana sta già demolendo gli indici di gradimento di Biden, perché nel bene o nel male, quando gli americani vanno a fare benzina, questo certo pesa molto sui loro orientamenti politici, anche se mi rendo conto che detta così è piuttosto riduttiva, forse anche un po' triste, ma come dire, bisogna guardare anche l'aspetto pratico. Ecco perché, ad esempio, Biden ha preso questa iniziativa collettiva, quindi anche con l'India, la Cina e il Giappone, del rilascio delle riserve strategiche. Sono quantità risibili. L'OPEC Plus ha detto benissimo, vorrà dire che noi compenseremo il vostro rilascio in maniera tale che il totale resti invariato, quindi c'è un grosso braccio di ferro all'orizzonte mentre stiamo parlando di transizione ecologica, no? Quindi è veramente molto complesso. Io credo che i prossimi mesi l'inflazione resterà sempre una wild card, nel senso che sarà in grado di essere la variabile che potrà condizionare in modo rilevante le aspettative dei democratici di mantenere il controllo del congresso a midterm e di non trasformare Biden
negli ultimi 2 anni del suo primo mandato in un'anatra azzoppata. Poi bisogna dire, ovviamente lei ha toccato un argomento molto interessante, che è come gli Stati Uniti ed altri paesi come l'India, la Cina, la Gran Bretagna, Corea del Sud hanno affrontato questo rialzo dei prezzi del petrolio. Intanto stiamo vedendo che non c'è stato un impatto importante dopo questa decisione di liberare le scorte. In particolar modo Biden ovviamente si preoccupa di questa stagione delle feste, perché adesso gli americani viaggeranno e naturalmente tutti andranno a riempire le proprie macchine con la benzina, che costa e costa tanto. Dunque questa è una decisione che però, per quanto mi riguarda, non credo che ci sia un impatto di breve termine, nel senso da qui a fine anno, e cioè la stagione natalizia, la stagione vacanziera. Quindi che senso ha? Beh, politica, tentativo di mostrare, di mandare il messaggio che a Biden importa, diciamo, controllare l'andamento dei prezzi, dopodiché se fallirà probabilmente ne pagherà le conseguenze. Tra l'altro 50 milioni di barili da rilasciare nelle prossime settimane e mesi sono l'equivalente di 2 giorni e mezzo di domanda mondiale, per cui è veramente ridicolo e simbolico. Se poi, ripeto, come ho detto prima, OPEC Plus dovesse compensare con un taglio questo aumento, questo rilascio delle scorte strategiche, c'è anche il rischio che i prezzi salgano ulteriormente. Quindi purtroppo, ripeto, la storia americana è un po' fatta dei presidenti americani, è fatta di questi interventi di grande attenzione al prezzo alla pompa, no, dei carburanti. Tra l'altro in questo momento Biden è un po', tra virgolette, tradito dai petrolieri americani, in particolare dallo Shell Oil, perché non si notano aumenti rilevanti di produzione, probabilmente perché, vuoi per la transizione ecologica, vuoi perché gli azionisti chiedono assolutamente restituzione di capitale, vogliono il free cash flow e chiedono di comprimere gli investimenti, ecco che le major, ma anche gli alternativi come gli shale oil, hanno premuto sul freno dell'estrazione e anche della ricerca, e di conseguenza si corre col freno a mano tirato per quanto riguarda la produzione. Quindi potrebbe, la mano forte di carte potrebbe averlo l'OPEC più la Russia in questa circostanza, e quindi Biden ha oggettivamente un problema, credo. No, assolutamente sì, senza alcun dubbio avremo modo di approfondire anche questo argomento. Intanto volevo toccare un altro argomento che riguarda un po' di più Piazza Affari, in particolar modo TIM, che sto mostrando adesso ai nostri telespettatori, guadagna il 14% allo 0,48 centesimi, anche se aveva raggiunto dei livelli molto più alti nel corso di questa giornata, su indiscrezioni per un possibile rilancio di KKR. Poi ovviamente non è soltanto KKR, non è l'unico fondo che ha avuto interesse nei confronti di Telecom Italia. Ne abbiamo parlato alla lunga naturalmente sulle fonti. Intanto vorrei far vedere nuovamente, questi sono i principali azionisti di TIM: Vivendi con 23,75%, poi ovviamente CDP, ovvero Cassa Depositi e Prestiti, che partecipa quasi in tutte le società del FTSE MIB 40, poi abbiamo lo stesso gruppo Telecom Italia, investitori istituzionali e investitori istituzionali esteri. Il resto ovviamente sono i piccoli investitori che potrebbero essere da tutte le parti. Ora le chiedo innanzitutto un commento per quanto concerne la dichiarazione da parte di Vivendi, che sono investitori di lungo termine per quanto concerne TIM, e dunque non gli conviene effettivamente di vendere la propria quota a questo prezzo. Secondo lei stanno tirando troppo la corda o meno? Ma diciamo che, cioè, viste le prospettive di TIM effettivamente e la guidance che hanno presentato qualche giorno fa. Esatto, parliamo di una società che nell'assetto attuale non sta bene, questo mi pare che lo possiamo dire senza troppi problemi, una società che rischia di deperire nell'assetto attuale. Il futuro qual è? Il futuro è con altissima probabilità un break up, quindi uno spezzatino, e questo credo che l'abbiano capito tutti. Bisognerà capire poi come tenere in piedi una società che ha questa mole di debito e chi andrà a garantire questa mole di debito. Poi bisognerà vedere la variabile del Golden Power governativo. Cioè, sono tutte cose di cui siamo già informati. Certo, Vivendi potrebbe anche rilanciare, oltre al rilancio stesso di KKR, ha ammesso che ci sia la convenienza economica, ma di certo
loro lo sanno, i loro fogli Excel non mentono mai, battute a parte, però quello che mi pare si possa dire è che una team che resta allo status quo è una team che rischia di diventare l'ennesimo problema di sistema per questo paese, anzi già lo è, perché sviluppo del business soffre problemi con la stabilità dell'azionariato, è ambita da player internazionali, alcuni come Vivendi che operano nei contenuti, altri come KKR che pur avendo cambiato un po' pelle rispetto alla KKR delle origini comunque operano in una logica di break up, di spezzativo, cioè eminentemente finanziaria, anche se loro dicono che c'è un aspetto industriale. Io direi questo: occorre che si arrivi ad un momento dirimente, perché sono veramente troppi anni, cioè da quella disgraziata cosiddetta privatizzazione del 1998, che noi abbiamo un problema non lieve con questa azienda e con tutte le varie proprietà che si sono succedute negli ultimi 23 anni ad oggi, che non sono riuscite a dare una mission a questa azienda, probabilmente perché questa azienda non ha una mission nel suo assetto attuale. E invece si è ovviamente espresso anche il Tesoro dicendo che ecco, l'interesse da parte degli investitori internazionali nei confronti di un'azienda italiana è una cosa positiva. Giorgetti invece, titolare del MISE, ha detto che effettivamente non può fare un commento preciso in quanto sia, tra virgolette, un'offerta non ufficiale, insomma sembra una cosa buttata lì un po' così, nel senso non in forma diciamo ufficiale. Sotto questo punto di vista, sul fatto che effettivamente un'azienda strategica per l'Italia, ci dovrebbe essere qualche problema sotto l'utilizzo di, per quanto concerne l'utilizzo della Golden Power? Beh, è quello relativo alla rete. Cioè, se noi arriveremo ad un discorso di infrastruttura di rete, una sorta di modello Terna, dopodiché il punto e il problema sarà quello del resto, quindi la struttura commerciale, la creazione di contenuti. Per la creazione di contenuti, visto come funziona il mondo in questo momento, no? Visto che noi abbiamo in giro Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e tutti questi produttori di contenuti, mi sembra estremamente improbabile che qualcuno possa pensare di mantenere un content producer nazionale indigeno, perché non c'è la massa critica. Sulla rete è diverso, sulla rete si crei probabilmente, anche per tutelare l'esigenza pubblica, un gestore di rete che dà l'accesso agli altri operatori e l'abbiamo risolta. Ma ripeto, il problema è lo stock di questi 50 miliardi di debito di TIM e le decine di migliaia di dipendenti di TIM, perché in un'ipotesi di break up entrambe le cose non reggono né sorreggono. Per cui anche se dovessimo ritenere di avere chiaro che la rete comunque deve andare verso un progetto di infrastruttura strategica nazionale, e tutto quello che ci sta attaccato a latere, che è un problema politico, e quindi da lì bisogna passare. Poi, circa quello che dice Giorgetti, sì, c'è interesse, ma è ovvio, evidentemente questa è un'azienda che dove la somma delle parti è maggiore dell'intero attuale. Non è un titolo di merito dell'Italia il fatto che ci sia interesse, perché una sua azienda sinora è stata governata male dai privati con la continua interferenza esterna della politica. È tutto fuorché un titolo di merito. Ecco, le faccio un'ultimissima domanda prima di lasciarci sulle fonti. Una decisione molto interessante da parte della Banca Centrale della Turchia di tagliare ancora i tassi, questo ancora settimana scorsa abbiamo visto un effetto immediato sulla lira turca, che effettivamente già forse gli investitori stavano, anche i trader stavano immaginando questo taglio dei tassi, anche se oggi stiamo vedendo una ripresa della lira turca, se possiamo chiamarla così, insomma, vedendo i livelli attuali. Le volevo chiedere, lei come spiega questa politica monetaria non convenzionale, mi verrebbe da dire, dal presidente della Banca Centrale della Turchia, però in questo caso sembra una politica del tutto di Erdogan. Beh, se il presidente della Banca Centrale turca fosse una persona autonoma e indipendente, le darei ragione, ma come ha detto lei,
questa è una scelta di Erdogan. Io non lo so perché Erdogan è convinto che i tassi alti creino inflazione anziché stroncarla. Si dice che questo derivi dalle sue convinzioni religiose. Diciamo che Erdogan sta cercando di tenere in movimento un'economia che, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, dovrebbe crescere del 9% quest'anno, ma è il rimbalzo post-pandemico. Arrivare alle elezioni del 2023 e comprarsi il consenso. Piccolo problema: con un'inflazione del 20% che nei prossimi mesi raggiungerà il 25, forse il 30, la gente si impoverisce e si impoveriscono esattamente quei ceti popolari che hanno portato Erdogan al potere, che erano stati premiati da Erdogan almeno nei primi 10 anni della sua attività politica. Per cui chi va bene sono gli immobiliaristi e i costruttori con bassi tassi di interesse, chi va bene per certi aspetti ma non tutti sono gli esportatori, che è vero che pagano alte le importazioni e però rivendono trasferendo il costo e vanno a schiacciare il costo della manodopera turca nel mezzo, perché il prezzo e gli stipendi della manodopera turca non si adeguano immediatamente al deprezzamento della lira. Quindi chi va di mezzo sono i ceti popolari. Erdogan è convinto che così facendo lui disporrà delle risorse per fare redistribuzione, ma questa è un'assurdità, perché dico solo due numeri per farla breve. Il debito PIL turco è del 40%, e uno dice: ma è bassissimo, visto che noi italiani abbiamo il 150 e l'Europa sta sopra il 100. Sì, però il 60% di quel debito turco è in valuta forte. E non solo, nel budget del 2022 lo Stato turco ha previsto di spendere per interessi sul debito il 13% del totale della spesa pubblica, mentre per la sanità solamente il 12%, per l'esercito e la polizia l'11%. Questo è un problema, per la povertà il 2,8%, questo è un enorme problema. Cioè praticamente, oltre a non trovare più i dollari, visto che hanno comunque un deficit pesantissimo delle partite correnti, rischiano di strangolare il paese e di distruggere il bilancio destinandolo al pagamento di interessi in valuta forte. Fin tanto che i cittadini che tengono oltre metà dei risparmi nelle banche turche in dollari, temendo che il governo possa sequestrargli questi risparmi, fanno una bella corsa agli sportelli per prelevare i dollari e il sistema collassa. Questo lo vedremo nei prossimi giorni. L'andamento di oggi della lira mi sembra chiaramente un rimbalzo da ricoperture, visto l'assurdità e la violenza del movimento di ieri. Secondo me il trend di lungo termine resta all'indebolimento. Ieri abbiamo rischiato veramente la rottura del mercato. No, no, assolutamente sì. Come mai, secondo lei, insomma, perché la sua argomentazione effettivamente non è credibile, e non bisogna avere una laurea per sapere che la sua argomentazione è poco credibile, potrebbe esserci qualche rivolta come quella che abbiamo visto anni fa? Sì, è possibile, perché quando la gente ha fame si rivolta. Questa è una cosa molto banale, è una verità eterna e assoluta nello spazio e nel tempo. E se l'inflazione è così alta a causa dei costi dell'energia e dei prodotti alimentari, o Erdogan si mette a pagare sussidi a tutto spiano alla popolazione e gli salta il bilancio, oppure la popolazione si rivolta, oppure la popolazione si rifugia nei dollari e negli euro fin tanto che il governo glielo lascia fare. Quindi è un equilibrio estremamente instabile ed è una situazione molto pericolosa, perché non stiamo parlando di un piccolo Stato, stiamo parlando di uno Stato, di un paese della NATO che strizza l'occhio alla Russia, che è un dominus e una potenza regionale con ambizioni mediterranee nel Nord Africa. E se si destabilizza, il problema lo sentiamo veramente in tanti in giro per il mondo e in Europa. Grazie mille a Mario Seminerio, founder of fastidio.net. Grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione. Grazie a voi, alla prossima.